Eccoci qua, cari amici vicini e lontani, appassionati di football e appassionati di mondo guelfo, un saluto da Bali, dal vostro Bern, e che passa immediatamente alla presentazione degli illustrissimi ospiti di oggi. Abbiamo addirittura degli Hall of Famer, un futuro Hall of Famer ancora in attività, per cui salutiamo subito in senso orario Giovanni Camilli detto Gheo, numero 3, Hall of Famer dei Guelfi, della famosa difesa dei primi anni 2000, Matteo Giorgi, numero 99, detto Varenne, linea di difesa, già stato nostro ospite, e ovviamente non c'è bisogno di presentazioni, l'unico, il leggendario, l'indescrivibile, l'incategorizzabile, Cristian Inqualificabile. Det Petrucci, numero 47, ex giocatore, attuale giocatore, nonché GM dei Guelfi Neri, da cui vorrei partire perché ho scoperto appunto solo di recente che ricopri il ruolo di giocatore in campo e GM della squadra dei Guelfi Neri, che, come ripetiamo agli amici che magari possono non essere familiari con l'argomento, è la parte, diciamo, di incubazione per futuri giocatori che poi faranno la prima squadra dei Guelfi, è anche la parte dove giocatori che sono stati in attività per tanto tempo continuano l'attività. Allora, parlaci un po' di football in terza divisione e di come vedi il proseguo del campionato dei Guelfi Neri. Ma niente, la presentazione l'hai già fatta te, insomma, il progetto nasce per dare continuità ai ragazzi che dalla giovanile magari ancora non se la sentono oppure ancora non sono pronti per la prima divisione e quindi fanno un'esperienza con, come dico io, con i bambini più grandi, no? Quindi la terza divisione è un campionato particolare perché puoi incontrare il ragazzo alle prime esperienze, il ragazzo proveniente dalla giovanile, come puoi incontrare un vecchio giocatore, magari da parte mia, vabbè che è proprio vecchio io, però anche vecchi giocatori che hanno magari dismesso da poco la maglia di prima divisione, perché magari andavano a giocare, che so io, in squadre di prima divisione e poi sono tornati nella squadra della loro città, in terza divisione. Può succedere anche di questo. Il campionato, ora, cerco di essere breve per non rubare anche spazio Certo. agli altri ospiti. Il campionato è cominciato con una sconfitta contro Cecina, scusate, una sconfitta, insomma, lascia un po' d'amaro in bocca perché frutto di tanti errori, alla prima di campionato ci stanno tutti, insomma, però hanno portato poi a quattro segnature a parte di Cecina, tre praticamente completamente colpa nostra. E niente, poi la seconda partita invece è stata la vittoria a Pisa, la prima storica vittoria dei Guelfi Neri. Mi fa piacere essere stato parte della prima vittoria dei Guelfi Neri, come tanti anni fa ero parte della squadra che batté per la prima volta nella storia dei Guelfi, insomma, la prima vittoria dei Guelfi a Cagliari. In che C'era anno? Ricordaci in che anno? nel 2000. 2000, Non esatto. mi ricordo il mese, il giorno, non me lo ricordo, non sono un almanacco fino a Comincia a perdere colpi, senz'altro o dette, settembre o eh? Le ottobre. Sì, settembre, ottobre, ottobre. E niente, praticamente il campionato prosegue, insomma, gli allenamenti stanno proseguendo. Ora, chiaramente una vittoria dà anche un po' più di entusiasmo, di morale alla squadra. Vediamo poi il proseguimento perché, come poi coach Camilli dirà, ci vorrà massima concentrazione per avanti, veramente, e non perdere, non pensare che il campionato è già andato così. Bene, ecco. Abbiate pazienza, potrete vedere dei pipistrelli volare, che questo è l'orario dell'imbrunire, sicché ieri sera me ne è entrato anche uno in casa. Di Allora, sicuro ti si attaccano i capelli, Ben. e questo in chiave Cristian Petrucci e il suo immaginario sempre gore e figlio del re. Allora, passiamo un attimo a Gheo. Gheo, te hai un figlio che, come sappiamo, come forse non tutti sanno, milita invece in prima squadra, è nel corps dei receivers, Cocco Camilli, sarebbe Cosimo, ma tutti lo chiamano Cocco. Mi sembra maglia numero 18, ricordami. 18, 18, 18, 18. benissimo. I Allora, tre, voleva i tre, ma era già stato preso. è già stato ritirato. Allora, No, 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 come... no, è in campo, No, ce lo l'ha Tonelli. so. Lo so che non è stato ritirato. Allora, dici un attimino quale può essere il tuo, cioè faccio una panoramica dai tempi del Sabbione, del football che hai conosciuto insieme a noi, insieme a Matteo, insieme a Detti, insieme a me, a oggi che hai tuo figlio che gioca a quella velocità, in quel campionato, su certi turf come quello del Guelfi Stadium, il Vigorelli, eccetera.
Siamo veramente a anni luce da quando abbiamo iniziato ai Sabbione. È inimmaginabile pensare di fare un raffronto sia come strutture, perché Guelfi Stadium è veramente un posto meraviglioso. Se pensiamo dove siamo partiti noi, cioè dalle Cascine del Riccio, che ci spogliavamo in un container senza doccia, senza niente, nella nebbia, nel fango, cioè era veramente passione pura. Ora i ragazzi si trovano davanti un impianto che non sfigurerebbe in Europa, perché è veramente un posto bellissimo, sia il campo, la palestra, tutto il contorno. Quindi il raffronto, come facciamo a farlo? Per quello è anni luce e millori rispetto a prima. La differenza sta nell'attitudine, cioè diciamo la sofferenza talvolta ti porta anche a tirar fuori quel po' di carattere che hai, cioè nel senso chi veniva a giocare a San Donnino, chi veniva a giocare, chi si spogliava nel cassone dismesso, quando entrava in campo con un altro figlio probabilmente, perché era diciamo più motivato. Ora i ragazzi sono, a mio avviso, degli atleti migliori, cioè da un punto di vista fisico sono degli atleti migliori, non di forza ma sicuramente di atletismo in genere. Come carattere, è lo stesso raffronto, no? Non c'è confronto, anche perché sono cambiate le regole, sono cambiati il modo di giocare, è un football molto meno violento rispetto a quello che abbiamo giocato noi, giustamente, perché se no questo, il nostro gruppo si chiama CTE proprio perché questi sono i risultati di vent'anni di aree, quindi è bene che quei tempi non si ripropongono più per un discorso di sicurezza. Però ecco, se da un lato si guadagna in sicurezza, dall'altro si perde un po' di impiglio, in aggressività. Quindi diciamo, mio figlio, che tra l'altro gioca ricevitore, quindi insomma, io lo vedo quando va a bloccare, cioè... Ma ce l'ha da mangiare ancora di roba, cioè, di pasta asciutta. Poi per il resto fenomeno, perché effettivamente è un ragazzo che è molto coachable, quindi lui è passato da giocare in Serie D nello Scandicci a venire nei Guelfi e dopo 6 mesi essere in prima squadra, ma non perché è un fenomeno, ma perché è veramente, come dicono gli americani, coachable, cioè quello gli dici di fare, lui fa, ha una bella base atletica e questo l'ha aiutato insomma a integrarsi nel gruppo. Ripetiamo l'età, 19? No, lui ha 20, ora fa 21 anni, 21 anni a settembre. 21 anni a settembre. Lo tenevo un po' quando era piccino. Esatto. Ok, allora, bene, grazie per questo contributo Matteo. Invece parlaci un attimo brevemente della prestazione di domenica, che comunque è stata talmente dominante. Io personalmente mi sono addormentato perché qui orario locale, era già tardi e la partita non accennava a mostrare segni di vita da parte. Ma sai, non era una partita, cioè il risultato può trarre l'inganno, ma io avevo paura perché avendo visto anche la partita fra Dax e Rhinos e ci si aspettava una partita su quella falsa riga. E onestamente la prestazione monster l'ha fatta la difesa più che l'attacco. L'attacco ha fatto dei miglioramenti impressionanti e se ne parlava prima quando si era offline. La cosa che fa piacere è molto ben bilanciato, cioè siamo primi sui lanci, sulle corse, siamo leader nelle statistiche dell'offense, che non capitava da tanto. Abbiamo degli import, sinceramente stanno venendo fuori alla stragrande. Gerard si conferma ogni settimana un running back implacabile, ha delle statistiche paurose sulle corse, però d'altro canto c'è Max che oltre come ottima safety sta venendo fuori anche come ricevitore molto affidabile, tant'è vero, insomma, questa domenica si è goduta abbastanza.
però la difesa ha tenuto a 20 punti una squadra che comunque si aveva fatto vedere che 21, sul, sì. Sì, diciamo che rispetto a Dax li ho visti molto più deboli e prevedibili sulle corse, però sui lanci la difesa, la secondaria dei Guelfi bene. Cioè, se mentre la partita di, con Roma aveva messo c'è stato mille cose, se ne è discusso, abbiamo avuto due settimane per parlarne, insomma è stata una partita un po' particolare, sì. Parlato anche in confidenza con i coach, sono successe tante cose, diciamo una serie di concatenarsi di situazioni probabilmente negative, ecco, insomma qualche decisione sbagliata da parte dei giocatori, insomma succede, forse se si vuole fare una critica, guarda, la gestione dell'ultimo quarto in cui la difesa era un po' in difficoltà e loro segnavano molto velocemente, anche certi three and out dell'attacco hanno messo un po' in ginocchio la difesa stessa, insomma è stata una partita veramente complicata. Stavolta invece la difesa ha fatto il suo, insomma, bei sec, bellissime coperture, finalmente come auspicavo si è messo le mani sul pallone un paio di volte in difesa. Inizialmente quando ho visto il primo kickoff, il secondo kickoff, loro hanno padellato e tirato nella schiena alla prima linea, ho detto vai, anche oggi la fortuna gira da un'altra parte. Poi invece bene, dai, sta una partita, mi è piaciuta. Sto leggendo nel frattempo le statistiche di Fimiani, record italiano per lui, 420 yard, sì. Sono roba da Andrew Luck, 7 TD pass e mi sembra 18 su 27 è la percentuale di completi su attempts, quindi un'enorme partita per un quarterback, scusate, che vi ricordo corre anche, mi sembra sia a 500 yard di corsa. No, ma guarda, avevo le statistiche davanti, stavo guardando, insomma, diciamo che i Guelfi, se non sono primi, sono secondi, hanno messo come total offense dietro squadre come Simen e Parma, ma la cosa bella che è un total offense molto equilibrato, ecco, mentre ci sono alcune squadre che sono clamorosamente orientate sul lancio sulle corse, i Guelfi hanno un 50-50 da questo punto di vista. Un'altra statistica invece mi è piaciuta molto, siamo ultimi, quindi un vanto nella classifica delle penalità, che non è un aspetto indifferente, tant'è vero nelle ultime partite i progressi si sono visti rispetto anche alla prima partita di Simen. Pochissimi holding, pochissime azioni vanificate da falli inutili, so, alla fine poi li paghi, no? Insomma il nostro livello, la statistica delle penalità per me è molto importante, c'è una squadra abbastanza disciplinata e ben strutturata, quindi parlavo con Max in palestra in questi giorni chiacchierando, lui è molto contento dell'improvement che la squadra ha settimana su settimana, cioè hanno analizzato probabilmente internamente alla squadra la sconfitta contro Dax e hanno sviscerato quali sono stati i problemi, quindi isolando un po' il problema, quindi dando continuità a una crescita che parte dalla prima giornata, insomma io i Guelfi poco convincenti l'ho visti solo contro Simen, poi ho visto sempre delle belle partite, esatto, sì, anch'io, io ora ci giocherei poco volentieri fosse un avversario contro i Guelfi, ecco, in attacco soprattutto hanno preso un via che fa ben sperare per la fine stagione. Gheo, dici pure. No, volevo fare un esame su quello che ha detto Matteo. Cioè, secondo me una grandissima partita l'hanno fatta i due cornerback, sì. Perché sono riusciti praticamente a non far emergere quali erano i loro due migliori ricevitori, quindi Boni e Lawayano, che avevano fatto e disfatto in tutte le altre partite. I nostri due cornerback supportati dalle safety, ma hanno fatto veramente un lavoro. Diamo credito a Marchino. Assolutamente. Marchino Fanni veramente ha fatto una partita, cioè, esagerata veramente. Ma lo stesso, dall'altra parte? Ma lo stesso l'altro Dream Team. Come, scusami? Martin ha fatto anche lui sempre. Diciamo, mi sembra che Martin fosse dalla parte sempre di Sharch, mi sembra, e invece Marchino era dalla parte di Buoni, mi sembra, ora non ricordo. Comunque sono stati fantastici.
anche per la linea, riguarda... linea di difesa ha fatto una bella partita e la linea di difesa non ha mai lanciato tranquillo, mai quello. E gli hanno una messo le mani addosso tante volte. Una cosa che abbiamo potuto, cioè che almeno secondo me è da analizzare, è che i nostri cornerback si sono potuti esprimere al meglio, anche perché per una volta non c'era un mismatch fisico con i ricevitori, cioè i due VR dei Rhinos, bene o male, erano cioè, massimo 1,80 m. Spesso si sono dovuti confrontare con ricevitori dove mese, effettivamente sulle conteste che erano stradominanti da un punto di vista fisico, e questo li ha aiutati. Per quanto riguarda le corse, mi sembra che avessero il loro running back titolare infortunato, e anche Rosciglio non mi sembrava che fosse proprio al massimo, perché lui era una bella arma quando faceva le keeper, quando faceva le vir, era un bel, non era facile da gestire, ma invece insomma siamo stati veramente veramente bravi in difesa. Allora, muovendosi avanti, posso aggiungere una cosa veloce? No, ti sto dando la parola perché vorrei anche che tu presentassi un attimino adesso come vedi la situazione prepartita contro i Dolphins, numero uno, di cui forse hai visto più tape di me, e anche parlare un attimo a chi non è così familiare da casa riguardo al discorso delle partite a orologio nella fase dopo. No, vabbè, io volevo agganciarmi un attimo al applauso. Sì, dici. L'attacco, quando si segna 69 punti, c'è poco da dire. La difesa, devo dire, stava preparata veramente bene, soprattutto le coperture, e qui coach Cancellieri bisogna anche fare assolutamente, oltre a coach Puriti e coach Zio, lavorano con i linebacker rispettivamente con le linee e con i linebacker, però, e poi anche perché la prestazione tra virgolette mosse, devo citare anche il mio coach di quel fine di Perasole, che comunque ha fatto due intercetti. Perché comunque era frutto di un lavoro di coperture studiate, questo poi parlando anche tecnicamente con gli allenatori, erano state studiate proprio a dovere. Ripeto, quello che ho detto anche ad altri: quando si affronta i Dax, se si fanno 63 punti non è per caso. Lo stesso discorso dei Rhinos: se si segna 62 punti in una partita non è per caso, non è che si lancia la palla in aria e che succede. È sempre un attacco che è stato tenuto veramente al minimo, perché ha fatto l'ultimo touchdown credo in garbage time completamente, si chiarano 14 punti, sono diventati 21, ma insomma. E niente, siamo stati molto bravi anche a limitare l'Hawaiano sulle yard after catch, perché lui è uno che prende palla e con un tackle non lo butti giù, ci vuole due o tre persone. Cioè, ho visto molta attenzione, cioè placcaggi ciccati, pochi, quasi nessuno agli occhi. Invece magari contro Dax ne ho contate diversi, ecco, da quel punto di vista c'è stato un miglioramento importante. Esatto, questo è fondamentale. Niente, la partita dei Dolphins come si presenta? Dal mio punto di vista ci sarà da porre, cioè sicuramente i Dolphins forse una difesa più solida rispetto ai Rhinos, questo è un mio punto di vista personale. Anche insomma che c'entra? Sono squadre, cioè sempre, sono tutte partite equilibrate, la bellezza di questo campionato di NFL è quella. Andare all'attacco con il nostro game plan, lavorare bene con la difesa, come abbiamo fatto, perché molto probabilmente, a differenza delle ultime due squadre, la difesa Dolphins forse è più forte dell'attacco dei Dolphins. Ricordiamo, i Dolphins vengono da due sconfitte consecutive comunque. Parere personalissimo. L'ultima sconfitta, tra l'altro, mancava che era stato squalificato il loro input difensivo, e quindi vabbè, ora questo infatti la partita è finita 4-16, quindi ho detto sarà un game plan diverso a parte gli allenatori, però parere personale, forse per la prima volta c'è una squadra con la difesa più forte dell'attacco. Ecco, ripeto, parere mio. Per quanto riguarda il discorso della fase a orologio, ne stavamo parlando giusto l'altro giorno in segreteria, ci sono tre partite che potrebbero avere dei pronostici, tra virgolette, scontati. I Seamen che giocano contro i Dax, che dovrebbero vincere, Panthers che giocano contro i Warriors, lo stesso sulla carta potrebbe essere una vittoria dei Panthers. Sì. Questo potrebbe, con una vittoria dei Guelfi, Ancona, a avere i Guelfi come terzi in classifica. Quindi Panthers primi, Seamen secondi, Guelfi terzi e poi a ruota, credo, Warriors, Dolphins, Dax e poi Rhinos. La fase orologio come funziona? Praticamente a questo punto tutte le squadre si sono incontrate una volta. A questo punto la fase orologio funziona con la classifica stilata, prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta e settima, con la squadra, facciamo un esempio, la terza va a giocare in casa della seconda e gioca
in casa contro la quarta. In pratica gli accoppiamenti sono fatti in base alla posizione di classifica con la squadra sopra e la squadra sotto di posizione. E la... per avanzare devi chi va al meglio delle due vittorie su due partite? No, semplicemente è un'altra fase. Record. È sempre regular season. Alla fine fa parte del record che dopo va a accumularsi al tuo 3-3 o 2-3-1, qualcuno 8-0, qualcuno 4-2, okay. 3-3, okay. Cioè 4-2, scusate, 6-2 e così via. E quello sarà una parte... domanda che io non lo so, Christian, la prima gioca con la seconda, esatto. E con l'ultima. Con chi? In casa dell'ultima e gioca in casa contro la seconda. Ok, quindi ci sono altre due partite di regular season. La logica è giocare contro una squadra più o meno dello stesso livello e una parecchio e una più debole, insomma, per avere un vantaggio e uno svantaggio. Okay. Sì, allora, Luca Belli nel frattempo sta commentando: questo det lo vedrei bene, commissioner. Io invece ritorno al tuo ruolo, che ancora, su cui ancora non abbiamo toccato, di commentatore ufficiale delle partite. Ti rivedremo. A me piace molto, det, devo grazie, dire la verità. Grazie, fa piacere. Sei sempre a parlare con attenzione, sei sempre cauto negli entusiasmi, sai che la partita per mille battaglie finisce al quarto, quindi e rimani e riesci a essere sempre sopra le righe. Quindi mi piace molto questa cosa qua. Continuerei? Cerco di non dare un commento troppo di parte perché no. Mi sembra che... boom, non lo so, vabbè, ognuno c'ha il suo modo di fare, visto comunque il commentatore di Rhinos, tra l'altro Federico Pasquini, l'ho conosciuto anche anni addietro con Nazionale, sono molto bravi, però anche loro ho visto, ogni tanto si lasciano scappare qualche cosa di parte. Chiaro, comunque, sono partito della partita. La partita di domenica con i commentatori di DAZN, io ho goduto, ve lo dico. Tra immagine e commento mi sembrava di vedere l'NFL, A rivedere il Vigorelli. Il contorno fa tanto, Però impegni familiari permettendo, la partita che giocheremo in casa della fase finale regular season, ci sarò, cercherò di essere. Ottimo. Allora, concludendo, perché abbiamo ancora pochi minuti di trasmissione, come si potrebbe vedere adesso di terminare? Si riparla un attimo del discorso del gruppo che avevamo formato al Sabbione, si fa pronostici sulla partita di domenica, si fa le frustate, ditemi voi. Se mi permetti, io ce l'ho, Una cosa di cui mi volevo riallacciare un po' il discorso dei Gualtieri, per il discorso delle giovanili. Dimmi. Perché dall'anno prossimo ci sarà, cioè la prossima stagione comincerà a settembre, ci saranno degli impegni anche importanti per i Guelfi, totali, nel senso, quindi sarà il campionato, correggimi se sbaglio, under 12, under 16, under 18 e una Coppa Italia under 21. Questi campionati, i Guelfi ovviamente cercano di parteciparvi con più squadre possibili, presumibilmente due almeno, forse se c'è la possibilità tre, e vedremo un po' come si svolgerà, come riusciremo ad organizzarci, e questa è una cosa importante perché comunque in un'ottica di sempre progressione futura della società e in un'ottica anche chiaramente ragazzi che poi faranno parte dell'Under 21 avranno già un campionato alle spalle, alcuni andranno direttamente in prima divisione, alcuni torneranno a far parte del gruppo dei Guelfineri. Questa è la cosa bella che si viene a creare, questo continuum durante le stagioni, che per cui anche i Guelfineri sono stati importanti, sono stata una cosa su cui soprattutto il general manager Cammi e il general manager De Neri io ci siamo abbastanza sbattuti a volte. Allora, quello che bisognerebbe però far capire, visto che siamo qua noi, cioè di ricreare un po' lo spirito delle Charlie's Angels dei tempi di Sabbione, no? Visto che siamo questi quattro elementi qui, che nel senso, insomma, con noi magari si perdeva, però come si diceva sempre, non festeggiavano di solito. No. In effetti, cioè, chiaro era un gioco diverso, l'avete già detto voi, però davvero lo spirito, quello del sacrificio, delle cose, quella è una cosa secondo me non passa mai di moda. Il gioco è cambiato, ma quelle cose lì, il fatto di avere alcune cose ce l'hai o non ce l'hai, purtroppo è difficile tirar fuori la cattiveria agonistica a persone che non ce l'hanno, però... quello non si sa mai, perché comunque vedo ragazzi... condizioni avverse ti fanno crescere, però... Sì. Ah, beh, sicuro. Io anche a Dallai perché... l'altro giorno gli avevo proposto di creare con calma un video con la crescita, cioè da dove... dalle immagini in bianco e nero poi ci manca arrivare a quello che siamo oggi, un time-lapse di 20 anni di Guelfi, dal carrozzone o qualche foto... arredamenti, randelli...
Ovviamente Randelli passando, esatto, per situazioni sicuramente volevamo anche ricreare qui nel corridoio del Guelfi Sports Center una storia, però magari proprio ora sono state messe delle foto interessanti, però ricreare proprio una storia, quindi partire dagli un po' come a Green Bay c'hanno le foto bianche e nero di Vince Lombardi, insomma, sì, cioè, con i caschetti di pelle. Ora non ci invecchiamo così tanto, ma insomma, no, ma poi ho detto un'era. Bene. Noi siamo a briglia sciolta. Edo ci ha detto si può fare che si vuole negli ultimi 3 minuti, quindi andiamo alle frustate. Quindi, allora, negli ultimi 3 minuti io direi di passare alla mia rubrica nuova delle frustate. Ho portato la frusta indonesiana, questa qua che si dà nelle gambe ai ragazzini in Indonesia quando sono maldestri. Allora, la mia rubrica sulle frustate ovviamente va a coprire la domenica che è appena passata e la settimana footballistica appena passata. Non ho ovviamente nessun motivo per tirare delle frustate a livello tecnico dopo una prestazione così e quindi mi riservo 2 cose. Una, la prima, è per Luca Belli che ha cancellato il podcast Guelfo la scorsa settimana senza dire nulla in Indonesia, mandando la gente per strada, ci sono stati dei cassonetti, stavo da Ofo, è successo un casino in lontano. Quindi 3 frustate a Luca Belli, perché non si fa più per questa cosa, così bisogna avvertire. L'ho già anticipata, la seconda frustrata che conclude la trasmissione, quella canzoncina con le poppe all'aria, ragazzi, quella canzoncina, devo dire la verità, 3 frustrate a tutta la squadra, perché bisogna trovare la maniera di finire meglio con qualche cosa di un attimino un po' più guerriero. Ci sta un consulente qui preparatissimo, Cristian Pedrucci, consulente musicale. Però in realtà sono general manager dei Guelfi Neri, infatti, e purtroppo il GM dei Guelfi ce l'ho qui accanto, ora sta cercando Luca Belli si sta dissociando dalla frustata perché forse c'è della collusione di Edoardo Hammi, forse stava lui, ecco, quindi una frustata anche Edoardo qui si passa dal blitzkrieg dei Guelfi Neri alle poppe nell'aria, veramente magari cos'è bombe nell'aria, insomma, la poppe all'aria è la più bella, ci piace di più. Vabbè. Allora, salutiamo i nostri ospiti e il tempo è quasi concluso, è l'ora di salutarsi. Qui a Bali ovviamente siamo passati da giorno pieno a notte. Sì, io ho cercato di fare invidia a Bali con una bicicletta dietro, ma non ci sono riuscito, perché trasmesso dalla piscina, vabbè. Quindi salutiamo gli ospiti, di nuovo Cristian Pedrucci, commentatore GM dei Guelfi Neri, giocatori ancora in attività, leggenda e bandiera della difesa fiorentina. Giovanni Camilli, detto Gheo, scusate, l'età ICT. Allora, Giovanni Camilli, detto Gheo, Hall of Famer, safety dei Guelfi dei primi anni 90, e Matteo Giorgi, defensive lineman, defensive end dei Guelfi primi anni 90. Io sono il vostro Bern da Bali, vi saluto e vi mando la prossima settimana con quinto quarter, fifth quarter, podcast Guelfo. Alla prossima. Ciao ciao!